altri scavi sono stati fatti, altre attività di iniziativa sono state portate avanti, ma io allo stato attuale, io oggi il sindaco San Vincenzo non sono in grado di dire se via Sondrio e l'altra posta è stato trovato qualche cosa di realmente pericoloso. Nessuno me l'ha ancora detto. Sono ancora chiuse queste aree, qualcuno è stato addirittura consegnato al comune in quanto confiscate, però attenzione, toccate perché ci sta in ghiaccio la magistratura, quindi non si può andare. Allora, neanche abbiamo saputo qualcosa. Io non credo che questa gente non abbia il diritto di sapere con certezza di che stiamo parlando. Con certezza. E poi dobbiamo sempre dire contemporaneamente che ci saranno sostanze tossiche profondamente piazzate qua sotto, ma che però i terreni coltivati, perché lo abbiamo dimostrato scientificamente, non è che lo diciamo a chiacchiere, sono di ottima qualità e non sono velenosi, perché altrimenti le fragole che stanno a 100, a 500 metri da qui, che sono le più vendute in tutta Europa, poi ne derivano un danno immeritato, senza motivo, soltanto perché dobbiamo sottolineare in rosso lo scavo, i rifiuti, eccetera, eccetera. Tutto va fatto, ma cercando di avere rispetto per questa comunità. E non credo che sempre si abbia rispetto per una comunità come questa, che sta provando a mettercela tutta per uscire fuori dal degrado e per andare verso legalità e verso il rispetto degli ambienti e di tutti i resti.